Ultima parte della nostra trasmissione che come tradizione è dedicata all'Arezzo Calcio Femminile. Salutiamo la presidente Chiara Tavanti, benvenuta. Grazie, buonasera. Allora, Arezzo Calcio Femminile che ha pareggiato con il Casentino 0-0 in quest'ultimo weekend, però partirei da questa iniziativa, questo cartellone, no? Che ha fatto discutere in positivo perché è stata un'idea dal punto di vista della comunicazione assolutamente vincente in cui avete giocato un po' con l'immagine, col Vedo, non concetto vedo, non vedo. vedo dell'Arezzo Calcio Femminile si mette a nudo, però forse così con iniziative di questo tipo si riesce a far parlare di voi, no? A far vedere il buono che c'è in questa vostra attività. Sì, anche il bello e, perché no, la femminilità di queste ragazze che molto spesso per lo sport che fanno passa in secondo piano. Invece mi ha fatto piacere che mi hanno addirittura detto hai reso femminile il calcio. Noi abbiamo cercato di prendere soprattutto la città di Arezzo, la simpatia della città di Arezzo e credo che ci siamo riusciti. Ecco, l'obiettivo è far vedere, diciamo, alla città, far accorgere la città che ci siete, no? Che l'Arezzo Calcio è anche l'Arezzo Calcio femminile. Sì, quest'anno già avevamo già preso una bella fetta di Arezzo, però devo dire con questa campagna ancora di più, ecco. Tra l'altro voi fate attività anche giovanile, se non sbaglio, Sì. quindi tra gli obiettivi potrebbe esserci anche quello di se ci sono magari nuove leve, no, che vogliono Sì, avvicinarsi a voi. adesso abbiamo 16 bambine dai 5 agli 8 anni che oltretutto ora iniziano il campionato Piccoli Amici e Pulcini contro i maschietti, certo. Questa è una iniziativa, la prima non finisce qui. Immagino nel backstage saranno successe delle Sì. cose non raccontabili, lo so. No, dai, è No. stato carino, anzi ringrazio Giulio Cirenei perché è stato Ah, lui a allora. farci il servizio e ringrazio anche Andrea Riccioli che ha detto se sapevo che veniva così bene ci avrei tappezzato la città. Perciò Quindi ecco, noi questa due figure poi tra collaborazione, l'altro centrali dell'Arezzo Calcio, no? sì, noi continuiamo con Maschile. questa amicizia e vediamo dove ci porterà perché siamo due società che stiamo crescendo. Commenti invece fuori Arezzo di questa iniziativa? Abbiamo avuto tante critiche, soprattutto dalle società di calcio femminile. Noi le cogliamo tutte, quello che dovrebbe vedere, la gente dovrebbe guardare Sì. oltre, perché questa immagine non è stata fatta per sminuire, anzi, assolutamente, ma proprio per far vedere anche qualcosa di più di queste ragazze, che oltretutto fanno un ottimo campionato, si allenano, è giusto che a volte anche si divertano e tirino fuori altre cose che vengono anche riconosciute, perché no? Non è che perché loro sono dilettanti che, anzi, fanno tanti sacrifici perché studiano, lavorano, poi vengono a giocare, fanno 3-4 allenamenti, juniores, prima squadra. Quest'anno è stata molto pesante, perciò ogni tanto farle divertire, secondo me se si divertono giocano Ah, meglio. sicuramente. E quindi un po' questa è stata la critica, diciamo. Sì, si parla di sesso, di Non c'entra seni, niente. io non so quale foto hanno visto perché secondo me la foto è molto delicata, anzi è nata da un'idea di queste giocatrici spagnole che però loro avevano scritto vestiteci. Ecco, a me già questo mi sembrava un po' Sì. volgare per quello che volevamo dire noi, cioè noi volevamo semplicemente fare vedere queste ragazze anche su un altro lato, poi scherzoso, perché le ragazze sono contente, l'hanno presa veramente in maniera scherzosa. Oltretutto noi abbiamo coinvolto anche le mamme delle piccole, abbiamo chiesto a tutti, la campagna è piaciuta anche ai nonni, perciò io bisogna essere proprio Approvata anche dai bigotti, nonni, approvata sa. anche dai nonni. Eh beh, sicuramente. Poi citavi giustamente i sacrifici che fanno, perché il campionato rientra nella, diciamo, tra virgolette, nei dilettanti, però gli allenamenti sono praticamente Sono quasi da tosti, professionisti, sì, insomma, no? Che poi Paolo assolutamente. acquista e le ha fatte lavorare, Molto. eh? Pioggia, vento, tutto. E sì, credo che lui, ne parlavamo proprio con lui tempo fa, i progressi si vedono, insomma, no? Dall'inizio della stagione, al di là dei risultati anche proprio visivi, no? Sì, hanno soprattutto quelle più giovani, è normale, hanno avuto un livello di crescita enorme. Tanto, anche se io continuo a dire che è stato veramente un bel connubio tra
vecchia generazione, nuova generazione. Quello che quest'anno ha vinto in assoluto è il gruppo. Io tendo sempre ad avere un occhio di riguardo per le pulcine, per i piccoli amici, però devo dire che quest'anno, se c'è una squadra che veramente ha fatto innamorare di sé, è stata la prima squadra. Certo, insomma, il campionato è di spessore, questo pareggio in casa del Casentino nell'ultimo turno, una partita combattuta, un derby sentito. Molto. Sì, poi non è stato anche un derby abbastanza pulito, sono contentissima di questo perché non sempre è così, invece è stato un derby molto bello, giocato molto bene da entrambe le parti. Certo, io quello che voglio dire, ieri c'erano tante persone, si deve smettere di pensare a mettere a confronto il calcio maschile e il calcio femminile. Le regole sono quelle, i sacrifici sono quelli, ma sono due giochi diversi. Non per questo il calcio femminile io invito a venirlo a vedere, perché appassiona tantissimo e molto di più dal vivo che in televisione, che siamo abituati più a vedere un gioco veloce. Perciò se uno vuole apprezzare veramente questo sport lo deve vedere dal vivo. Allora facciamo un appello, perché voi giocherete domenica, giusto? Sì. In casa, sì. Allo stadio Laurentini. Sì. Allora, siccome l'Arezzo maschile giocherà sabato, vogliamo invitare i tifosi anche dell'Arezzo maschile a venire a dare un'occhiata. Ma poi guarda, io se non vengono da soli andrò a prenderli. Vai a prenderli. Io vado a prenderli, sì. Tra l'altro giocate domenica alle... Giochiamo alle 3 contro il Castiglione della Pescaia, sì. Che nella carta non è proprio la più bella partita da vedere. Sì. Però io comunque invito a venire perché è un entusiasmo che contagia. Anche perché, insomma, l'ultima volta avete battuto il Pisa, quindi sì. Anche a livello così, diciamo, territoriale è stato un bel risultato, no? Vista la rivalità anche che c'è sportiva. Sì, noi siamo più rivali con il Livorno. Voi con il Livorno, eh? Sì, questo sì. È vero, questo è vero. Però anche se quest'anno poi sai, dipende la classifica, sì. Sempre, non sempre il colore della maglia, te tendi sempre a combattere, sì. La squadra più forte. Certo. Ora in testa chi c'è nel vostro girone? Lucca, che sicuramente vincerà il campionato. Ma per gli altri c'è qualche playoff? Oppure assolutamente, finisce così, no? C'è la Coppa, sì. Poi... La Coppa? Mm. E giocate sempre tra le stesse squadre? Sì, sì, però ci sono state, c'è anche le squadre di Serie D in Coppa. Sì, sì. Noi abbiamo l'ultima fase del girone, noi siamo già passate, però ci manca una partita comunque. E poi passeremo ai quarti di finale, alle semifinali, finali. Avete Io ambizioni? Ci conto molto. Avete ambizioni su questa Coppa? Tantissime. Sì. Bene. Dato che è saltato il campionato, saltato. Non è che è stato sì. Un campionato spettacolare. Noi ancora vogliamo salire nel podio, ecco, ci stiamo provando. Secondo me le ragazze hanno tutte... Ce la possono fare. Assolutamente sì. Ma a livello di... si è parlato, no, proprio a livello di, diciamo, di gestione generale del calcio femminile, no? Si era parlato di unione di fatto con anche con quello che vorrebbe la federazione, non ho capito male, no? Questa unione anche con le società maschili è un progetto che va avanti a livello proprio di gestione del, diciamo, del calcio femminile. Quali progetti ci sono? Che si sa, no? Ovviamente, poi cosa decideranno non lo sappiamo. Avanti. Le società professioniste per regolamento devono avere... Dovrebbero averla. Dovrebbero avere il settore, perlomeno iniziare con l'under 12, sì. Altrimenti ci sono delle multe. Sì. Ecco, poi, cioè, dipende, secondo me dipende anche dalla sinergia che si crea tra la squadra femminile e la squadra maschile. Sì. Ecco, noi con l'Arezzo non è che siamo arrivati... ci dovete prendere, sì. Si crea piano piano un'amicizia, ecco, vedere dov'è che si può lavorare insieme, dov'è che si può migliorare, secondo me tra noi e l'Arezzo ci potrà essere. Anche perché l'ha detto proprio il direttore generale Riccioli, sì. Che c'è tutto un lavoro che stanno facendo proprio sul settore giovanile, quindi potrebbe essere anche storicamente il momento ideale per allacciare questo, assolutamente, questo tipo ma di poi vedo che noi ogni tanto io vado... usufruiamo della, sì. Struttura, perciò c'è una bella energia tra noi che spero che vada avanti.
Bene, c'è qualche altro progetto che magari vuoi, di cui vuoi parlare? O... No, per No, ora per il no. momento ci No, ogni godiamo questa tanto stagione. arriviamo con qualcosa. Sicuramente. Allora, io ringrazio molto Chiara Tavanti, Grazie a presidente voi. dell'Arezzo Calcio Femminile, e questo spazio ovviamente tornerà anche la prossima settimana con gli ospiti che ovviamente ci invierete. Ci rivediamo lunedì prossimo. Adesso arriva Matteo Marzotti con la sua trasmissione Zona Dilettanti. Buona serata.